Ciao a tutti, terza e ultima puntata dei gruppi della Supercoppa Euroamericana, dopodiché ci saranno i quarti di finale. Come vedete, questa è la situazione dei gruppi: Bayern Monaco primo con 6 punti, secondo Boca e Manchester, ultimo Flamengo, ma tutti ancora in gioco. Gruppo 2, Barcellona 6 punti, River Plate 4, Galatasaray 1, ma il Barcellona è già qualificato, resta solo da decidere se da prima o da seconda, molto probabile passaggio anche del River Plate, spacciato invece il Palmeiras come potete vedere. Gruppo 3, con la Juventus 6 punti, Paris Saint Germain e Arsenal 3, Red Bull Bragantino 0, il Paris ha vinto contro Red Bull Bragantino e quindi si è tenuta viva e costringerà l'Arsenal a una sorta di ottavo di finale, perché chi vince passa. Juve praticamente già matematicamente dentro, non possono sia Paris che Arsenal vincere la partita. E nel gruppo 4 invece già dentro Paris Saint Germain e Independiente, eliminate Schalke e Juventude, come potete vedere. Vedete il regolamento, ve lo faccio rivedere. Vedi, tutto totale di 3 partite in un girone, prendendo un girone passano alla fase successiva. E dunque giochiamo in Brasile contro la Red Bull Bragantino. Adesso andiamo a giocare, ovviamente facciamo, non so se far turnover o meno, il torneo è breve quindi direi di non farlo. Giochiamo con la maglia blu, Red Bull Bragantino, che ovviamente come tutte le maglie della Red Bull ha, come tutte le squadre della Red Bull ha la maglia bianca, pantaloncini rossi, classica squadra Red Bull però brasiliana. Red Bull che sta facendo un gran lavoro con tutte le sue squadre, il Lipsia che è una delle più importanti squadre tedesche, semifinalista anche di Champions, e tanto vedete lo stadio do Escorpião. E dicevamo, tra l'altro, Red Bull Salisburgo, la squadra più forte in assoluto d'Austria in questo momento, che in questi anni tra l'altro ha vinto anche la Youth League nel 2 anni fa, quindi squadra che ha un progetto sicuramente importante. E anche Red Bull Bragantino, insomma, squadra che è salita dalla seconda alla prima lega brasiliana, quindi pallone di Julio César per Ligger. C'è un rinvio, Chiellini anticipato, Juve ancora in possesso palla, vediamo se l'atteggiamento della Juve sarà quello visto con l'Arsenal o quello pessimo visto col Paris, anche se il Paris ha dimostrato di essere tutto tranne che una squadra da sottovalutare. Ronaldo stoppa, tiro di Ronaldo, gran parata. Palla che rimane lì ancora, Ronaldo si può girare, Ronaldo, palla batte ancora lì, Douglas Costa la tiene, Ramsey, Ronaldo, e stavolta è dentro, Cristiano Ronaldo, 1-0, Red Bull Bragantino subito sotto, subito con CR7, quarto gol in questa competizione del miglior giocatore, uno dei migliori giocatori della storia, bravissimo Douglas Costa, ma bravo anche Ramsey, bisogna dirlo. O forse Arthur, forse addirittura è Arthur, e sì, infatti è Arthur che ha fatto questa giocata. E dopo 16 minuti Cristiano Ronaldo ha portato la Juve in vantaggio. Juve che campione, ricordiamolo, della Ipercup anche, oltre che della Supercoppa, cioè scusate, della Coppa dell'Elite d'Europa e della Coppa Internazionale per Club. Attenzione subito, Arthur 1-2, Arthur, gran parata, Douglas Costa, proprio in Brasile si sblocca Douglas, 2-0, altra gran giocata di Arthur, come potete vedere, bello scambio di Bala, Ronaldo di Bala Arthur, parata e Douglas Costa porta vuota, non sbaglia. Vediamo come reagirà adesso Red Bull Bragantino da un avvio sicuramente negativo, Juve che ha voluto subito mettere le cose in chiaro. Bravo ancora Chiellini, fermato poi Pedro, lancio lungo, palla messa ancora fuori, però attenzione perché la Juve sta sbagliando troppi appoggi dietro, allora Red Bull Bragantino che riesce a tenere sul pallone fino a un certo punto, perché poi c'è Cristiano Ronaldo che stoppa il pallone, attenzione a Dybala, vorrebbe far partire Ronaldo, Dybala fa una gran giocata, poi serve Ronaldo, attenzione Ronaldo che salta l'uomo, Ronaldo, e la palla è fuori, illusione del gol. Che bella giocata tra i due giocatori, tra i due fuoriclasse. Vedi Julio César, Chiellini, altro pallone preso di testa da Douglas Costa, non bene. Julian Correa, Haderlan,
Palla fuori, la rimessa è per la Red Bull Bragantino. Ci stiamo avvicinando verso la fine del primo tempo. La Juventus è avanti 2-0 per reti di Ronaldo e di Douglas Costa. La Juve che vuole chiudere il girone a punteggio pieno. Ramsey gira bene per Dybala. Gran stop di Dybala. Dybala, attenzione, Dybala. Vede Ronaldo che si infila. Ronaldo, attenzione, Ronaldo, è tutto regolare. Ronaldo 3-0. C'è stato questo è un gran gol, gran palla di Dybala, gran gol di Ronaldo. C'è stato un attimo di smarrimento, pensavano al fuorigioco, e invece è tutto regolare, gran giocata di Dybala. Questa è una gran palla, una grandissima giocata di Dybala, assolutamente in posizione regolare. Bravissimo Ronaldo, freddissimo. E Ronaldo, anche oggi a quota 2 gol, punta sicuramente alla tripletta oggi. Ci tiene a questo pallone della Supercoppa Euroamericana. Finisce qua il primo tempo, la Juve avanti 3-0. Anche oggi credo che come con l'Arsenal non ci sia molta partita. Alla fine, a sorpresa, la partita quella più difficile doveva essere quella più facile doveva essere quella con il Paris. È diventata la più difficile e il Paris darà fastidio anche all'Arsenal. Attenzione Ronaldo, eccola qua! Tripletta per Cristiano Ronaldo che porta a casa il pallone anche della Supercoppa Euroamericana. E questo è un gran gol. È un gran gol perché c'è una gran palla di Dybala che lo vedi che si inserisce, vedete, lo va con un fiandente bellissimo, ma lui fa una cosa in controbalzo davvero inimmaginabile. E adesso ovviamente direi che la partita si avvia anche questa verso una naturale e importante conclusione per la Juve con un 4-0 che insomma non è che ammette molte repliche. E attenzione però, Szczęsny deve salvarsi. A fine Cuadrado regala un angolo alla Red Bull, qua ha avuto una buonissima occasione, Bruno Tubarão. Red Bull Bragantino comunque già eliminato, però che comunque ci teneva a far forse bella figura, cosa che non è che stia proprio facendo. Douglas Costa, malino, questo rinvio di Douglas Costa, anzi deve malissimo. Però bravo Dybala dal fastidio, recupera palla, Bentancur, vediamo se riesce la Juve a cercare una ripartenza, è ottima la giocata di Ramsey. Palla poi sbagliata però da Douglas Costa per Ronaldo, non una bella idea, attenzione il pallone largato, Claudinho se la porta fuori. Ecco Cuadrado perde un po' di tempo ovviamente, normale, tanto classici cambi intanto della Juve. Dentro Olivieri e Bernardeschi, fuori Douglas Costa e Dybala. Tanto la Juve adesso cercherà di congelare un po' il pallone sul 4-0, insomma direi che è abbastanza capibile, anche se ne esce fuori per il momento veramente bene da questo giro palla con Bentancur che cerca Ronaldo che non ne ha mai abbastanza. Buona difesa della Red Bull. Palla per Douglas Costa. Douglas Costa, Ronaldo. Ronaldo perde il pallone. Palla per sbagliata allora ancora la Juve, partita che insomma sta vedendo diversi errori e possiamo dire sta andando avanti anche con molta noia verso la fine, anche perché il risultato è abbastanza deciso ormai. Alderaan. Wesley. Bruno Tabarau. Ha avuto la palla comunque di un gol, Bruno Tabarau. Sta passando il tempo, quindi credo che anche oggi cambi ne vedremo veramente pochissimi secondi. Male questo pallone della Red Bull Bragantino, mi confondo sempre, mamma mia. Troppe Red Bull nel calcio, veramente, ce ne sono una marea. Bruno Tabarau. Allarga bene per Claudinho, attenzione perché la Juve ha un po' abbassato la pressione, ha un po' abbassato le pretese. Ramsey la butta fuori, concede dunque i minutaggi per Olivieri e Bernardeschi. Ecco da fuori solo per quello la palla. Robertson, ormai siamo alla fine. Palla dentro, non è male, chiusura ottima di De Ligt, poi Arthur se la dimentica un po' il pallone. Finisce qui, la Juve vince il girone. Non è che c'era molto da dire. Passiamo il turno con 9 punti su 9.
Red Bull Bragantino non esce male, avete visto le statistiche e queste le pagelle, non capisco la linea difensiva come faccio a prendere 5, visto che non abbiamo concesso praticamente nulla, a parte quel tiro di Bruno Tubarão. Andiamo a vedere intanto i risultati decisivi dei gironi, questi sono i risultati delle partite. Questi gironi, dunque, cominciamo dal gruppo 1 col Bayern Monaco che passa insieme al Boca Juniors, fuori Manchester United e Flamengo. Gruppo 2 Barcellona e River Plate passano il turno, fuori Palmeiras e Galatasaray. Gruppo 3 Juventus e Arsenal passano il turno, eliminato il Paris comunque, a cui vanno fatti tutti gli applausi del mondo, considerando che è una squadra di seconda divisione. E gruppo 4 PSG e Independiente passano, fuori Schalke e Juventude. Questo è incredibilmente, come potete vedere, le prime sono europee, le seconde sudamericane, ma in questo modo abbiamo 4 europee e 4 sudamericane al turno successivo, e i quarti di finale vedranno un sorteggio beffardo Juventus e Arsenal, quindi squadre che si sono già affrontate nel girone. Andiamo a vedere anche giustamente le altre partite, giusto per essere chiari: Juventus, Arsenal, dunque la prima partita, River Plate, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Boca Juniors e Independiente, Barcellona. Insomma, direi che è un bel gruppone e noi riaffronteremo dunque l'Arsenal. Questo è paradossale, ma è così. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao a tutti!